acceso su 5 scuole in altrettanti quartieri periferici di Roma, Tolentino, Pisa, Sant'Arpino e provincia di Caserta e Palermo. Un riflettore che ha permesso di gettare le basi del progetto Lavori in corso Adottiamo la città per contrastare la povertà educativa minorile, resa ancora più acuta dall'emergenza Covid. Un progetto dell'impresa sociale con i bambini che vede la collaborazione di Legambiente e tra gli altri dell'Università La Sapienza e ANPAS Lazio. Il riflettore si è fermato nella nostra regione su un istituto che si trova a Cornelia, alla periferia nord della capitale, dove oltre il 4% degli alunni tra i 9 e i 14 anni ha una disabilità certificata e l'1,2% si trova in una condizione di povertà assoluta. Oltre il 5% dei ragazzi è in carico ai servizi sociali e il 4,8% ha genitori soggetti a dipendenze. Più dell'8% sono immigrati di prima generazione e oltre il 15% di seconda. Paradigma di una realtà fragile che attende risposte, questo progetto punta a mettere al centro i ragazzi e le loro famiglie con dei veri e propri patti di comunità, rigenerazione ambientale ma anche corsi formativi per facilitare le competenze digitali, Cornelia come cantiere territoriale per contrastare la povertà educativa, per sostenere i bambini di oggi che saranno gli adulti di domani.